Concorso di Avellino parte 2. Questa mattina presso il capannone dell'Asia Piano d'Ardine sono cominciate le prove per l'assunzione di 13 operai specializzati. Anche in questo caso ci sono stati problemi. Mancava la corrente ed è stato necessario far arrivare un gruppo elettrogeno e sempre questa mattina si è provveduto all'installazione di altri bagni chimici e, come se non bastasse, alcuni partecipanti hanno appreso il loco che ieri sera si è deciso di dividere i partecipanti in due gruppi e che quindi alcuni di loro dovranno tornare domani. Sono venuto per fare il concorso e mi hanno rimandato a domani. Pensavo che era stamattina, mi sono alzato pure presto per venire qua per fare il concorso e mi hanno rimandato a domani, che è domenica pure, alle 8, un altro domani mattina mi devo alzare e venire un'altra volta qua. Non ci stava la corrente, non ci stavano i bagni, sono stato arrivata la polizia dopo, siamo andati da quell'altra parte, siamo venuti da questa parte, mi ho fatto dopo 10 saggi per entrare proprio qua dentro, non ci stava manca la corrente, è arrivato dopo che siamo arrivati in uscita. Davvero tutto assurdo ed anche in questo caso più di una persona ha deciso di non sostenere la prova ed andar via. Dopo quanto accaduto ieri, evidentemente i partecipanti avevano pensato questa mattina tutto filerà liscio, eppure non è stato così. Piccoli problemini di sicurezza, tipo ambulanze, vigili del fuoco, un po' di distanziamenti Covid che non c'è. La corrente è arrivata verso le 8, un gruppo elettrogeno. Domani ci saranno altre persone a dover sostenere la prova, molti erano venuti qui però stamattina. Sì, ma molti sono andati anche via, non sostengono questo concorso stamattina. Scoraggiati da quello che sta succedendo? Forse.